questa è la chiesa Santa Maria la Nova alla Cassa. Stanno arrivando una processione. Oggi è il venerdì di Pasqua del 2010. Nel 232 a.C., in quest'isola di Sicilia, le legioni romane hanno invaso nuovamente l'isola, impegnando in una battaglia, in una guerra, i siciliani, l'esercito di 200.000 uomini di Euno. Questo esercito venne circondato a Enna e si ebbe uno scontro con i siciliani e con l'esercito delle legioni che venivano dalla Lusitania. Da quel momento le legioni romane fecero una strage in ogni città in cui passarono. Morirono 8.000 siciliani a Messina, tutta la popolazione di 8.000 cittadini vennero crocifissi quando i romani entrarono in città, la popolazione di Enna fu buttata dalla rupe e a Enna la città fu circondata e furono uccisi 20.000 siciliani nel castello di Cerere, sopra la ancora oggi, a distanza di 2200 anni, quella strage è stata sincronizzata dalla Chiesa cristiana e trasformata nella più grande festa popolare della Sicilia. Le legioni romane arrivano in Sicilia dalla Spagna e in battaglia uccidono 8.000 siciliani a Messina, poi entrano in città e mettono in croce 8.000 cittadini che avevano fermamente difeso le mura della città. Ancora arrivano a Taormina e buttano tutta la popolazione dalla rupe. Poi si spostano verso Enna e uccidono 20.000 siciliani in croce, legandoli alle croci a Enna. Tutta questa strage porterà alla formulazione della legge Rupilia, l'ex Rupilia.
La Lex Rubilia nel 132 a.C. diventerà la prima legge dei Romani per l'isola e da quel momento la prima provincia dell'isola, la prima provincia romana sarà la Sicilia, che con 30.000 morti durante la guerra del Vespro trasformerà questa data della Pasqua in un evento storico che viene ricordato con delle manifestazioni, delle grandiose manifestazioni. Voi siete di Valguarnera? Enna? Sì, provincia di Enna. Provincia di Enna. Serriamo le file, spingiamo. Una guerra che porterà alla distruzione dell'isola dal punto di vista boschivo, perché i romani per costruire le loro flotte fecero tagliare tutti gli alberi, un disastro che ancora oggi si può vedere all'interno della Sicilia, nella provincia di Enna. Il terreno è praticamente desertificato per produrre il grano, è stato trasformato in un immenso campo di grano, anche le colline, anche le montagne dell'interno sono trasformate in un grande granaio e questo produce anche tutte le frane sulle strade, anno dopo anno franano anche i viottoli di campagna. Il terreno del territorio della Sicilia fu trasformato in una grande coltivazione di grano e tagliando i boschi tutte le montagne franarono a valle, riempendo i fiumi che erano navigabili, un disastro ecologico immane 2200 anni fa. Thank you.